Perfetto. Eccoci qua. Ok, allora. Registrazione è della mia voce oppure anche Audio e video, c'è anche il video. audio video. Audio e video. Allora, siamo qua con Edwin Bryant, che ringrazio infinitamente per essersi prestato a questa piccola intervista, a questo piccolo scambio, no, perché io sono umile allievo in ascolto. Edwin è l'autore di questa, che è la traduzione degli Yoga Sutra di Patanjali, che è in brevissimo tempo diventata una delle mie favorite, se non la favorita, è adesso disponibile in italiano e devo dire, come stavo dicendo poco fa ad Edwin, è tradotta splendidamente. E quindi, se vuoi, ecco, iniziamo da qui, iniziamo da Patanjali, perché questa poi è stata l'inizio del mio cercarti in qualche modo. Quindi, parlaci intanto di questo libro, perché se posso aggiungere, come stavi già accennando, vorrei che lo dicessi tu, ma la cosa che ho adorato è stata di ogni sutra i diversi traduttori, i diversi commentatori, e non c'è mai il tuo taglio. E quando c'è, ovviamente ognuno di noi non può essere oggettivo al 100%. Ma quando c'è lo sottolinei sempre e questo l'ho apprezzato tantissimo perché appunto dà modo di avere una visione ampia invece che una frase che spesso poi invece confonde più che spiegare e anche come hai detto più volte nel testo, tenere i termini sanscriti invece che cercare forzatamente una traduzione che invece passa per il filtro di una lingua. Quindi ti chiedo una piccola introduzione a questo testo, ripeto, splendido, consiglio a tutti quanti. Sì, ma io grazie Massimo per quella bella introduzione e mi scusa alla vostra, chi ascolta questo, per il mio italiano mi fa grande piacere parlare italiano perché era la mia lingua materna, ero nato a Roma, da una mamma italiana e allora parlavo a casa con la mamma in italiano, ma naturalmente un italiano di un ragazzino a casa si parla della pasta asciutta, della colazione, del formaggino mio, i panini, ma non della filosofia indiana. Allora il mio vocabolario c'è, farò un sacco di sbagli, ma andiamo No, avanti. no, è perfetto così, si capisce E perfettamente. allora c'è questo, il testo, io seguo un'altra strada di yoga, una strada di Bhakti Yoga. Però avevo capito che 20 anni fa, quando ho iniziato il mio insegnamento in accademia, che c'erano un sacco di commentari sui Patanjali Yoga Sutra che prendevano grande libertà e che c'era un grande casmo. Chasmo si dice a chasm, è like un grande gulf, un Ah, buco, ok, sì, ok. un chasmo, un È la chasmo. grande divisione tra due cose. Da un lato c'erano queste traduzioni dei commentatori tradizionali fatte dai specialisti che sono inaccessibili per chi non ha fatto anni e anni di studio della filosofia indiana. Allora, proprio le traduzioni letterali di Vyasa, di Vajaspati, i grandi commentatori, su un lato. Sull'altro lato c'erano questi commentatori, commentary, si dice commentatori, Sì. moderni, che diciamo solo così, che prendevano grande libertà. E io volevo cercare to make a bridge, fare un ponte fra questi due modi di espressione della tradizione di yoga. Cioè, volevo rappresentare la tradizione, però in una maniera che era accessibile ai praticanti di yoga nel nostro mondo che magari non hanno alcun background, non hanno mai studiato la filosofia indiana. E ecco, Certo. quello era il motivo di questo progetto. E allora ho cercato di rappresentare, c'è cioè il mio commitment. Il mio dedicazione era cioè, di seguire la maniera di istruzione tradizionale indiana che viene sempre
nelle linee che si chiama in sanscrito parampara, anche sampradaya, che gli insegnamenti tradizionali nell'India premoderna vengono attraverso queste tradizioni. E allora mi sono dedicato di rappresentare la tradizione dei commentari di yoga, cioè non speculare, non aggiungere, cioè punti di vista di moderni, cioè proprio rappresentare, questo è quello che dice la tradizione premoderna sulla yoga. Abbiamo 1500 anni di tradizione e ci sono grandi nomi in questo periodo, 6-7 grandi nomi che tutti hanno conosciuti come i più grandi commentatori. Allora io ho cercato di rappresentare il loro punto di vista per un readership moderna. Okay. Ecco il progetto. Ma anche, sì, ecco, uno, e due, rappresentare le cose che sono rilevante al nostro momento, perché ci sono molte conversazioni nei commentari che sono conversazioni con altri sistemi intellettuali che erano rilevanti a quell'epoca lì, che non magari sono più rilevanti a noi. Allora ho cercato di dare un po' di senso di quello, ma minimizzare quello, ma mettere stress su quello che potrebbe aiutare noi nelle nostre ricerche spirituali, nostre nostre strade spirituali, okay, del nostro momento. Allora, grazie intanto per questa introduzione. Volevo aggiungere intanto un attimo di curriculum, perché oltre a aver fatto questa splendida traduzione, e leggo dietro il libro, aver scritto anche diversi libri sulla storia vedica, tu sei indologo, professore, sei stato, se non sbaglio, professore prima ad Harvard e ora alla Rutgers, vero? Sì, io ho iniziato la mia strada da giovane, ho fatto l'autostop in India, ho vissuto parecchi anni in India, cioè ho vissuto come un sadhu, con un monaco indiano per parecchi anni, anche in un ashram, e poi a un certo punto ho diventato un po' deluso, diciamo, con le solite politiche che si trovano anche negli ashram, e ho deciso di cercare un'altra maniera, un'altra strada di poter continuare le mie pratiche, il mio studio. E l'Accademia si è aperto a me senza che mi sono reso conto. Okay. Diciamo così, non era una cosa che io avevo una grande ambizione di diventare un professore, avevo un'altra idea, francamente, e poi che è una storia per un altro giorno, ma queste porte si sono aperte e io ci sono entrato e sì, ho finito come professore indologico, un indologist, okay. Non so come si dice in italiano, indologo. Sì. Sì, ho insegnato per 3-4 anni a Harvard e adesso Rutgers, che è l'università statale di New Jersey. Sì. Okay. Però insegno molto anche nei studio di yoga fuori dell'accademia, sul weekend. Certo. Anche in Italia faccio dei workshop e nelle studio di 8-10 ore di studio dei testi. Ok. Sì. Allora quello poi sarà anche un altro discorso che sicuramente vorrò affrontare. Ancora su questo testo, se mi consenti, come ti accennavo prima, e adoro profondamente sia questo tuo, come dicevamo, non mettere la tua idea, sì, ma riportare esattamente le tradizioni, sì, e quando invece propendi per una cosa lo dici chiaramente. Questo, sì, lo trovo una cosa di un'onestà, sì, intellettuale straordinaria. Adoro profondamente il fatto che, come dicevamo, i termini invece di essere tradotti forzatamente, sì, vengono lasciati molto in sanscrito, perché sì, ovviamente non solo in italiano, ma come spieghi nel testo, cioè non solo sarebbe una forzatura tradurli in italiano, ma addirittura fuori dal contesto yoga è possibile che il termine, correggimi se sbaglio, che il termine abbia o un'altra valenza. Possiamo prendere per esempio l'anima, la parola anima.
L'anima nel pensiero cristiano, che viene dal pensiero greco, platonico, aristotelian, right? Augustine, Aquinas, l'anima non è solo la coscienza, ma è anche la facoltà di pensare, la facoltà della volontà. E invece, allora se prendiamo la parola anima, va bene per rappresentare l'atman, okay. Va bene, c'è la coscienza, va bene. Sul lato della coscienza c'è il common denominator, però quando si parla dell'atman di yoga, perché altri scuole indici hanno diversi punti di vista, ma in yoga non pensiamo, c'è il pensiero e la volontà, non è dentro l'atman. Allora ecco la prima parola che si rincontra nella yoga, l'atman. Già abbiamo un problema se vogliamo tradurre e prendere come traduzione la parola anima. Allora meglio ti, invece di colonizzare questa lingua, lascialo i suoi termini, perché dobbiamo prendere i nostri termini? Perfetto. E noi che dobbiamo uscire dal nostro box. Assolutamente. E un'altra cosa che si sposa molto con la mia mentalità, che comunque è abbastanza, tra virgolette, scientifica nello studio, quando affronti per esempio il discorso delle siddhi, rispetto ad alcuni, almeno la maggior parte dei traduttori e commentatori che ho letto, che semplicemente dicono ok, lo yogi può diventare invisibile perché agisce su questo o su quest'altro, tu la poni invece nell'ottica di come questa cosa abbia un senso nell'ambito per esempio del Samkhya. Quindi sì, la trovo anche qui di un'onestà incredibile, per dire non vado a dire vero o falso, sì, vado a dire esattamente come questa cosa rientra in un discorso più ampio, che è proprio l'essenza. Sì. Come questa cosa è logico dentro la metafisica del Samkhya. Certo. E noi, chi siamo noi di dire se è vero o falso? Io questo non lo potrei dire, che è falso o vero. Certo. Dovrebbe essere. E il nostro dovere come trasmettatori, ho inventato una nuova parola. Sì, ma va bene, la userò da ora in poi. È di rappresentare, no? Non di cercare di aggiungere o di aggiungere, ma di trasmettere. Trasmettere. Okay. Secondo me. Sì, no, ma ripeto, adoro questo tipo di onestà intellettuale, mi sembra la cosa migliore per chi magari, ecco, lo rende anche più vicino, come dicevi prima, a un lettore moderno, che magari invece può, come nel mio caso è successo sicuramente alla prima lettura degli Yoga Sutra, può un attimo così alzare un po' le difese a leggere di siddhi che sono lontane ovviamente dall'esperienza comune, sì, ordinaria di tutti i giorni. Quindi di questo ti ringrazio molto. Poi, entrando un pochino nel discorso, ti avevo contattato perché... ovviamente di Patanjali, come di molte figure antiche, non abbiamo forse notizie certe, e allora siccome mi è capitato appunto di vedere notizie molto contrastanti e anche molto diverse da quelle che mi sembravano il canone, volevo chiedere a te, con tutta l'umiltà possibile, se potevi così illustrarci un pochino chi era Patanjali e dove si inseriscono per esempio gli Yoga Sutra. Ma noi non sappiamo niente di Patanjali, di chi è Patanjali, abbiamo solo, abbiamo un verso, e anche quando, per esempio, il Vedanta Sutra, che è ancora più antica dei Yoga Sutra, è scritto da Badarayana Vyas, che lì c'è una sezione, una risposta a yoga, che accetta la yoga, Vedanta Sutra accetta la yoga, però c'è un piccolo differenza nella presentazione di Ishvara in Yoga Sutra, e Vedanta c'ha un punto di accetta tutto il yoga, ma quando si parla di Ishvara, Vedanta c'ha un altro punto di vista. Ma non si sa se si parla di Yoga Sutra di Patanjali, si parla di yoga. Ok, certo. Ah, il yoga abbiamo la yoga nelle Upanishads, probabilmente c'è la yoga classica, quello che possiamo connettere con la yoga di Patanjali, viene chiamato dhyana, quel tipo di yoga dhyana, che
si occupa di fissare la mente completamente, che si parla del tapas, che si parla del pranayama. Quel tipo di yoga si trova, perché Patanjali dice Anushasanam, sta continuando una vecchia tradizione. E dove continuando da dove? Beh, lo troviamo negli Upanishads e lo troviamo nelle Moksha Dharma del Mahabharata. C'è il Mahabharata, un epico enorme, dentro di che c'è questa sezione quando Bhishma sta morendo sulle 60, sul coperto dei... sta aspettando che il sole arriva a un punto spizioso per lasciare il corpo, lui c'è il Siddhi che può lasciare il corpo quando sceglie. Lì, per 60 giorni, dà dei bellissimi discorsi, fra di che c'è questo Moksha Dharma, e lì troviamo molto materiale antico che ancora non è stato sistematizzato. Lì ci aspetta un bel PhD, un bel progetto per qualche studente yoga che ha un'affinità per la yoga. Allora abbiamo questi precedents, questi precedenti espressioni di yoga. Di Patanjali non sappiamo niente. Ok. Centinaia di anni dopo, nel commentario di Bhojaraj, non mi ricordo bene quando c'è un Raj, non mi ricordo se era 8, 9, 10 secolo, non mi ricordo bene, però era secoli dopo Patanjali, viene questo verso Yogena Cetasya, Padena Vacha, Malam Sharirasya, Chavaidyakena, Yoapakarot, Tam Pravaramuninam, Patanjalim, Patanjalir Anatosmi, che questo Patanjali viene connesso con un grande saggio che ha introdotto o ha dato, how do you say bestowed, ha dato all'umanità tre tradizioni di sapienza: Yogena Cetasya per la mente, yoga, Yogena Cetasya Padena Vacham per la grammatica, per humans, per la parola, grammatica, per la comunicazione grammatica, Malam Sharirasya Chavaidyakena, e per i Malam, per i mali del corpo, Ayurveda. Sì. Allora, secondo Bhojaraj, non inventa sto verso, lui lo sta citando da chissà chi, non sappiamo da dove viene questo verso, sappiamo solo che lui lo cita. Okay. Secoli dopo. Allora, a quel punto Patanjali viene associato con queste tre cose. Abbiamo un Patanjali che sicuramente ha scritto un commentario incredibile sulla grammatica sanscrito di Panini. Panini era questo una grammatica incredibile, perché lui ha letto, perché lì non c'era grammatica, lui ha letto tutta la lettura indiana. Okay. Da questa enorme fonte di informazione ha costruito regole, ha detto va bene, questa parola, questo verbo normalmente funziona così, ma qui ci sono eccezioni. Ha fatto una cosa, chissà, magari aveva tutta una scuola di studenti per fare un'opera. C'è una cosa che non c'è precedente nella storia intellettuale umana, quello che ha fatto Panini. Comunque, su quella grammatica di Panini, un Patanjali ha scritto un commentario su Panini. Okay. Vediamo allora questo secondo Patanjali, sicuro. Se è lo stesso o non è lo stesso, quella è una delle cose che i scolastici sono sempre a discutere, hanno diverse posizioni. Il terzo cosa, secondo quel verso, che questo verso di Bhojaraj dice che ha introdotto qualcosa nel Ayurveda. Non abbiamo niente che è sopravvissuto, che è rimasto. Ci potrebbe essere qualche indicazione, qualche riferimento di un Patanjali in connessione con Ayurveda? È possibile? Lì è una cosa che i scolastici hanno scritto delle articoli. È possibile. Ecco tutto quello che abbiamo. Che sappiamo. E poi
Allora, altro di questo, non so, altro di questo non c'è niente. E perdonami, ti riporto le cose che mi sono arrivate, quindi non so quanto siano credibili, però sicuramente ci sarà qualcuno che le ha dette, che Patanjali era di etnia Tamil, che era un artista marziale, che... Io non so da dove vengono queste storie, saranno tradizioni locali. Ah, ok. Ci saranno... India è pieno, come lo sai se sei visitato India. Un po' come Cristo in Kashmir. Tutta quella roba lì, tutto, ogni villaggio in India c'ha una storia sacra, c'ha una connessione con la divinità, c'è un'apparizione di Hanuman sotto quest'albero, c'è... Okay. Ganesh che ha fatto un miracolo su quella pietra e per questo cioè, l'India è un luogo sacro. Ci saranno senza dubbio delle tradizioni locali. Locali vuol dire conosciuto in un piccolo posto, ma nessun altro in tutta l'India non ha mai sentito parlare. Okay. Ci saranno sicuramente storie che Patanjali, ma sono questi non sono. Storie sono locali, non sono accettate da diciamo normativamente c'è la cultura vedica brahmanica normativa. È chiaro. Mai sentito parlare di Patanjali come come un guerriero. C'è lì a me mi sembra un c'è una confusione fra un'idea, anche quella idea e non si può verificare, ma c'è un narrativo che, non mi ricordo bene, un monastico buddista, Bodhidharma. Ah, Bodhidharma, sì. È andato Bodhidharma in... come creatore delle arti marziali, sì. Sì, che lui veniva da Kerala, dove c'erano delle tradizioni marziali, ma di Patanjali niente così. Non so, francamente questa è la prima volta che lo sento. No, è chiaro che vado verso l'esperto proprio per questo, per ascoltare. Allora, ma è chiaro quello che dico, eh? Probabilmente ci sarà un narrativo indiano in un qualche posto locale. Non do dubbio a quello, dico solo che ci sono centinaia di piccole storiette come quello, ma quando io utilizzo la parola normativa, significa le cose che sono accettate in tutta l'India, della cultura brahmanica, perfetto, tradizionale, tipo i Veda, i Upanishad, i Purana, Mahabharata, Ramayana, i Sutra, questa è la tradizione normativa. Certo. Queste storie, e poi ci sono le storie locali, regionali, rurali, non normative, magari non in sanscrito, ma in lingue locali, e ci sono migliaia di storie di ogni genere, su ogni divinità. Certo. Allora ti chiedo questa cosa che sembra basilare, ma per yoga classico, per i tuoi studi e la tua comprensione, cosa è più, forse non lo so se si può dire, corretto individuare? Qualcosa più vicino a Patanjali o qualcosa più vicino a tutta la parte che poi è stata, non so, dal Pradipika, Garanda Samhita e via dicendo? Sì, ma quelli, non ho capito la domanda. Cioè, questi testi, tipo i Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika. Cioè, cosa individui come più yoga classico? Sì, ma il yoga classico è Patanjali. Ok. Vabbè, secondo chi? Secondo questa tradizione normativa di cui parlavo, okay, la tradizione normativa accetta i Veda, accetta gli Upanishad, il corpo vedico, sarebbe il Veda, il Brahmana, l'Aranyaka, l'Upanishad, questo è il Shruti, quello che è venuto e Shruti era ascoltato. Poi c'è il Smriti, quello che era ricordato. Il Smriti classico, tutti accettano, nessuno lo rigetta. Sarebbe le Mahabharata, i due epici, i 18 Purana e i Sutra, tipo i 6 Sutra e i Dharma Sutra e altri Sutra.
Questa è la tradizione normativa. Okay. E poi ci sono un migliaio di altri testi, tipo Hatha Yoga Pradipika, Garanda Samhita, che noi conosciamo. Perché lo conosciamo noi? Perché quei testi lì parlano dell'asana. Mm-hmm, asana. Certo. Quando Krishnamacharya, il grande progenitore dell'asana, insegnava ai suoi discepoli, veniva criticato. Ma perché tutto questo enfasi sul corpo, l'asana e Maya, il corpo, perché tutto questo troppo focus, no? sul certo. corpo? Questo, no? Lui era un brahmana tradizionale. Un brahmana tradizionale non può inventare le cose. Non può dire, io ho fatto le mie meditazioni e mi è arrivato questa illuminazione. No. Essere un brahmana tradizionale vuol dire che secondo te tu non stai inventando niente. Stai trasmettendo quello che è eterno, che è sempre stato, tipo i Veda, i Upanishad, i Shruti e Smriti di cui parlavo. Certo. Dato il suo emphasis, no? Come si dice in italiano? Enfasi. Però con in mano, però. Enfasi. Dato questo enfasi sull'asana, che non si trova. Dov'è l'asana? In Upanishad. Dov'è l'asana? C'è due certo. parole nel Mahabharata, 100.000 versi. C'è tre parole sull'asana. Allora, non poteva dire, sto inventando io. Allora, lui ha preso questi testi, tipo Hatha Yoga Pradipika, dall'obscurità, che sono testi regionali, non normativo nel senso di cui parlava prima, erano magari Shakta, fra qualche comunità Shakta, qualche magari nell'Himalaya, chissà da dove. Ha preso questi testi oscuri, perché l'ha presi? Perché nell'Hatha Yoga Pradipika, per esempio, c'è un capitolo sulle asana, sulle asana, 33 pose. Asana. Almeno c'è un po' di base scritturale. Certo. Allora noi qui nell'Occidente leggiamo l'Hatha Yoga Pradipika, mentre in India nessuno l'ha mai sentito parlare l'Hatha Yoga Pradipika. Capito? Sì, no, questa cosa mi giunge nuova, la mia ignoranza è molto vasta, quindi no, pensavo che... Sono preso dall'oscurità perché almeno sono testi sanscritici che danno un po' di, diciamo, supporto all'asana. E anche, e questa è anche la ragione perché noi stiamo leggendo il Yoga Sutra. Il Yoga Sutra non è un testo popolare in India, anche lo Yoga Sutra nessuno lo legge. Cioè, gli indiani prendono il loro yoga dalle Purana, dalle Ramayana, dal Mahabharata, ma noi lo stiamo leggendo perché c'è tre versi, c'è tre sutra sull'asana. Allora, il fatto che adesso il Yoga Sutra è diventato un testo canonico per la yoga occidentale è perché c'ha questi tre versi. Allora, almeno c'è un po' di supporto per l'asana. E poi in più questi altri testi tipo Hatha Yoga Pradipika, che proprio nessuno aveva mai parlato. Quando dico questo, intendo quando io dico che la tradizione e sono al periferia della tradizione, intendo questo, in tutta questa grande tradizione epica Upanishad e tutti i commentari che vengono scritti su questa grande tradizione, nessuno parla dell'Hatha Yoga Pradipika. Nessuno parla della Shiva, del Garanda Samhita. Vuol dire che questo è la prova che nella tradizione normativa questi testi sono molto sono alla periferia. Mi sono spiegato? Sì, perfettamente, perfettamente. La mia ovviamente super scarsa conoscenza, avevo capito che gli Yoga Sutra venivano in qualche modo non ripresi, insomma, c'è stato un periodo in cui erano meno diffusi e poi in alcune altre comunità, non lo so, si era sviluppata come corrente, appunto, quella che poi. Questo potrebbe essere vero. Cioè, il Yoga Sutra è come un template. Sì. Un templato?
Lo sai che non lo so neanche io in italiano come si dice, template. È un template. Quasi uno schema. Uno schema che poi viene appropriato da tutti, dai Shakta, dai Vaishnava, e loro aggiungono sul questo template la loro metafisica in più. Okay. Allora questo rimane sempre il base, e poi ogni tradizione lo mette i sapori secondo la metafisica di quella tradizione. Sì, è vero che la tradizione Yoga Sutra è diventato, diciamo, probabilmente nei anni 15th century, 16th century, l'ultimo grande commentario di Vijnana Bhikshu. Dopodiché è arrivato un fase un po' di occlusione, che non c'era grande attenzione dedicato a Yoga Sutra. E poi in queste tradizioni, altre tradizioni tipo Shakta, Tantra, eccetera, ma sicuramente la pratica, il base del Yoga Sutra veniva seguito con tutti i sapori di quelle tradizioni. Non so se mi sono spiegato. Sì. No, mi sembra che... No, è stato... È stato super, super chiaro. Sto pensando ovviamente alle ripercussioni di quello che dici, cercando di integrare, di modificare. Sì. Ma se posso aggiungere un'altra cosa? Devi assolutamente. Evidentemente, chi è in un setto, e lo conviene appropriare la Yoga Sutra, e lo conviene, cioè, diventa anche, c'è un po' di politica anche, a dire, la yoga viene dalla nostra tradizione, oppure viene dai nostri precedenti, diventa, diciamo, anche un'espressione di ego. Certo. Comunque è sempre stato appropriato, anche il giorno moderno è appropriato dal psicoanalisi, cioè, adesso cominciamo a vedere i principi di yoga preso dal contesto indiano, è tradotto in termini moderni della nostra psicologia. Certo, allora, come sta succedendo adesso con mindfulness, tutta questa roba qui, no? C'è certe pratiche analitiche. Come sta, che vengono saporito da queste tradizioni indiane, come sta succedendo al giorno di oggi, è sempre stato così. I diversi tradizioni intellettuali hanno preso questo schema e l'hanno adatto alle loro tradizioni, sia quella di Kundalini, sia quello di l'amore per Krishna, sia quello delle Shaivite, eccetera, eccetera. Ok. Tanto da riflettere, sicuramente. La Yoga Sutra dà uno schema molto... già l'infrastruttura, il scheletro di una pratica meditativa. Certo. Anche Ishvara non viene colorato. È lì un minimalismo. Poi ogni setto prende l'Ishvara e lo amplifica secondo l'amore che loro hanno per un certo manifestazione di Dio, sia Shaiva, sia Krishna, sia Vishnu. Tangericità, minimalismo. Il sutra, sai che ci sono 1200 parole solo? Sì. Sai cosa è 1200 parole? Due pagine. Sì. 12 font, 12 larghezza, double spaced, doppio spazio, due pagine e niente. È straordinario. E tutti hanno preso questo e hanno fatto delle grandi costruzioni. In questo è decisamente straordinario. Che è una buona cosa, non lo critico questo, è una buona no, cosa. No, chiaro, poi lascia sempre spazio, ovviamente, probabilmente dà anche alcune difficoltà a chi si approccia, ma ovviamente dà anche molto spazio. Hai parlato di Ishvara e ti chiedo allora, secondo i tuoi studi, qual è la visione di Patanjali dell'Ishvara, nel senso, lo yoga classico è teistico o meno?
Ma io non ho mai, sai, è una cosa che mi fa grande sorpresa, perché anche i scolastici che dovranno sapere meglio, gli indologi, cercano di evitare, scappare via, come si dice, wriggle out of, di vincolarsi. Vincolarsi fuori di... Le parole Ishvara vuol dire Dio, la filosofia indiana. Oh, nella Mahabharata, è Upanishad, è Purana, ma che abbiamo 100.000 versi di Mahabharata, 400.000 versi di Purana. E che vuol dire Ishvara? Ishvara vuol dire Dio, il creatore. Creatore. Chi lo rigetta, come i buddhisti, i Jain, dicono no, noi non accettiamo un creatore. Però non è che capiscono quello che significa la parola. Per rigettare qualcosa devi capire cosa significa, cosa intende la parola. Ishvara è Dio. E nella filosofia indiana ci sono Ishvarvada e Nirishvarvada. E Ishvarvada, quelli che accettano Ishvara, e Nirishvarvada. Yoga è Ishvarvada. Però Patanjali dice solo, ma che 20 parole, 20 parole su questo Ishvara. Ma a me mi fa una... Adesso uscirà fuori un libro, perché io adesso Oxford University Press mi ha mandato un manuscript per evaluare se vale, se, cioè perché prima di stampare il libro prendono le opinioni, no. E io ho dato un grande approval, cioè un grande thumbs up. Proprio su questo, che significa Ishvara Yoga Sutra? Cioè, per tanti, no? sta prendendo una parola che secondo lui, ma tutti capiscono cosa significa. E questo libro dà la prova a questo, cosa significa Ishvara in tutta la traduzione avanti di Patanjali, ma cosa anche interessante di questo libro dice che questi anche, va bene sul mondo di yoga, la gente che magari non ha studiato la filosofia indiana prendono delle libertà, quello si capisce, ma che i scolastici che sanno, loro cercano di, cos'era la parola? Di vincolarsi. Perché hanno una metafisica atea. Okay. E questo filtro atea non lo permettono in certi casi di accettare la significazione della parola, perché vogliono che Patanjali, tutti piacciono Patanjali, non è setteriano, e in un certo senso è quasi proto-scienza, in un certo senso. Certo. E non gli piace questo elemento dell'Ishvara, perché tutti cercano di scappare via dall'Ishvara della loro tradizione occidentale, abrahamiche, cercano di scappare via e non lo vogliono di trovare in Patanjali. Allora cercano di dire che oh, è un proto-yogi, è un paradigmatico yogi. Ma tutto questo, ma da dove viene queste idee? Non vengono dalla tradizione, vengono da Jung. Ok, certo. Certo. Scusa, No, perfetto. Mi sono un po' animato. Ma guarda, ti adoro profondamente per questo. L'ultima cosa che volevo chiederti, nel tuo testo, e questa cosa devo dire, la prima volta che l'avevo letta mi ha sorpreso e mi è piaciuta molto, praticamente vedi il quarto capitolo, se non sbaglio, di Kavalyapada, come una sorta di risposta al buddismo che stava entrando in scena. E, ripeto, non avendolo mai sentito come approccio, come spiegazione dell'ultimo capitolo, l'ho trovato molto molto interessante. Sì, ma cioè, la tradizione lo legge così. Ripeto, è la mia poca conoscenza, evidentemente. Ma una scuola in particolare, Vijnanavada, una scuola di buddismo, cioè va bene che la yoga non accetta, cioè rifuta tutto il buddismo, nel senso che il buddismo, il secondo e il terzo verso di Yoga Sutra, qual è? Atta Yoga Anushasana, primo, no? Yoga Shittavritti Niroda, ecco la yoga. E che succede? Tadakim Bhavati, cosa succede? Succede, se facciamo questo Shittavritti Niroda, tada, drashtu svarupe vastanam.
il drashtu, il drashtra, svarupa, svarupa avasthana, viene situato nel suo svarupa. Il buddista non accetta il svarupa, non accetta che c'è un'anima eterna che è indipendente, potenzialmente autonoma, kevalya, che significa kevalya, autonoma, indipendente. Il buddista, tutto è interdipendente, tutto certo. Coscienza è sempre connesso con un oggetto di coscienza, non si può mai nirodha tutti gli oggetti di coscienza per arrivare al svarupa. Allora, il yoga, questo è, anche se c'è molto in comune fra il buddismo e il yoga, questo no. Ma nel quarto capitolo non è il buddismo generico, che potrebbe okay. essere su questo lato, no. Chissà perché uno potrebbe inferire che questa scuola era a quel punto lì, a quel momento lì, era abbastanza visibile. C'era questa scuola Vijnanavada idealistica, che anche altre scuole di buddisti hanno rifiutato. C'è anche dentro il buddismo c'erano, come dentro l'induismo. C'è questa Vijnanavada, Alaya, e questa buddista, che diceva che non c'è il mondo esternale, non esiste. Ah, ok. È una proiezione mentale. Quella scuola, chissà perché, non si sa, secondo i commentari, perché il sutra non dice qual è la scuola. Ah, certo, ovviamente. Allora, sono i commentari che ci dicono, ah, questo è il Vijnanavada. E ci sono questi ventinaia di versi che c'è una risposta yogica contro, cioè non è molto polemica, non è troppo polemica, perché c'è altre scritture Vedanta dove c'è molto polemica, c'è molto più emozione, diciamo. No, sì. C'è una discussione staccata secondo la yoga, e se uno cerca di dire che il mondo esternale non è reale, non esiste, è una posizione incoherente. Sì. Allora sì, se c'è questa sezione, perché a parte di quello non è polemico il Yoga Sutra. Certo. Altri sutra sono polemici, tipo Vedanta Sutra, di Mimamsa Sutra, di Uttara Mimamsa, sono polemici. Vedanta Sutra, un pada intero, uno dei quattro capitoli, uno intero, è contro le altre scuole. Ok. Nel Yoga Sutra non è così. Però chissà perché Patanjali ha sentito, perché il Patanjali lascia le altre scuole a fare quello. Ah, ok. Certo. Non è il suo progetto di insegnare Cittavetti Neroda, lui ci dà la pratica, lui non vuole, ma chissà perché veniva spinto di fare questo, di se accettiamo che era lui che ha scritto il quattro capitolo, che c'è chi certo, dice ovviamente. Che io, tutto, questi tipi di discorsi sono tutti speculativi, che questo era aggiunto dopo, ma se era lui, o anche se non era, chi l'ha scritto, viene chissà perché, sicuramente perché questa scuola era abbastanza visibile, viene ispirato di fare questo discorso contro questo idealismo, questa scuola idealistica. Ok, perfetto. Okay. Allora, intanto ti ringrazio. No, è perfetto. Ti ringrazio per la enorme disponibilità che ci hai dato e a questo punto vorrei chiederti, quasi per lasciarci, se c'è uno dei sutra che hanno questa grande capacità di essere essenziali ma racchiudere così tanto dentro, se c'è uno dei sutra di Patanjali che che ti è entrato più dentro, che più facilmente ti emoziona. Ma io sono un bhakta, Massimo. E allora, per me, l'Ishvara, la presenza di Ishvara è molto minimalista, l'opposito del tuo nome, è molto minimalista. Minimalista. Però
quel piccolo che c'è è quello che mi attira il cuore, sì. Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. Io ti ringrazio ancora tanto e spero di vederti al più presto, magari quando sarà finita questa situazione strana di pandemia da qualche parte nel mondo, se vorrai qui in Italia sarebbe un onore, va bene? Io vengo sempre in Italia, Massimo. Allora, buonasera, sicuramente. E grazie per l'intervista. Grazie a te. E per il tuo lavoro e per il tuo interesse e anche per il tuo ruolo di cercare di trasmettere queste sapienze alla tua comunità. Per quello ti ringrazio. Grazie davvero a te. Lo posso fare grazie alla tua gentilezza e cortesia. Namaste. Ciao. Namaste.